are here in Gagliate, in the castle, and in the province, in the Novara province. Siamo qui al castello di Gagliate, like to, nella provincia di Novara, e voglio chiederti come ti senti a essere qui. I love to be in Italy, so anywhere in Italy is a good place to be. And we play many, many times in the north of Italy, but for me to find another town which is very beautiful is a bonus, because I know many lovely places, and here is a place I've never been to. It's beautiful, so it's for me it's great. And we stay for another week, because for me Italy is a special place. So whenever I come here, adoro stare in Italia, perché ogni posto qui è bellissimo. Ho suonato molte volte, soprattutto nel nord Italia, ma ogni posto è molto bello. Mi fermerò qui un'altra settimana, perché a me e a mia moglie piace tantissimo. She's very smart. Yes, I think. Yes, the tourism is my work, and I love to propose this territory. And I love so much when I found someone abroad that love Italy. And io lavoro nel turismo e mi piace proporre il nostro territorio. Io adoro quando trovo qualcuno a cui piace la nostra provincia. Tu sei qui con tanti altri artisti. Cosa pensi di questa serata? I think it'll be a very good night from rehearsals. The musicians are, as you say, a very good quality, so all they have to do is their job, and it will be fantastic. Penso sarà una serata stupenda per la location, per i musicisti straordinari, e se tutti faranno il loro lavoro sarà eccezionale. Se gli ingredienti di base sono buoni, il risultato sarà veramente molto bello. E poi le canzoni sono bellissime, ma anche difficili per l'orchestra. Come una torta, quando ci sono i buoni ingredienti riesce bene. No cake, no. Sure it is. Okay. And then we are very happy to have you here. And or can you say hello to Sì, siamo davvero felici di averti qui. Puoi salutare i lettori di cittadinovara.com? I can't say what you just said. But I say, in English it's okay. I say hello to my audience out there, and saluto tutti gli ascoltatori e sono molto felice di essere qui. Divertitevi stasera tonight. Con della buona musica. Buonasera a te. We are very happy to have you here. Siamo molto felici Italy, di averti qui a Gagliate. Sì, yeah, adoro questo posto. Yeah. You have Sei già stato here? Qui? I've been here before, yeah. When? Oh,
Oh sì, 3 o 4 anni fa. Per suonare? No, per turismo, per vedere proprio questo castello. Hey, I am so glad, so happy hearing this. And, oh, ma che bello! How do you feel Cosa pensi di questa tonight? Serata? Apprehensive because I haven't had enough rehearsal. But we, sono un po' emozionato, ma speriamo vada tutto bene. Yeah. Ok. And what do you think about this high quality music and this high quality artists? E cosa pensi degli altri artisti, tutti di alto livello? It's always good to have a lot of different artists. Don't normally play together too much, but molto bravi e poi è molto bello mixare generi diversi. I think so. Can I ask to say hello to the posso chiedere se vuoi salutare i lettori del sito cittadinovara.com in English if you want. I have to because I cannot speak. Ciao. Certamente in inglese però. È molto bello essere qui e spero di potervi incontrare tutti. Ciao. Thank you very much. Ok. In questa veste ci vediamo dal punto di vista istituzionale spesso e volentieri a Novara. Adesso siamo a Gagliate nel prestigioso castello in una veste nuova. No, una veste che indosso volentieri, soprattutto quando poi si propone di raccogliere fondi per fare beneficenza. E questa è l'ennesima volta che ci mettiamo in discussione con grossi nomi della musica di sempre internazionale. E per dare sia la possibilità a chi interviene di ascoltare della buona musica, ma soprattutto anche per capire tante cose, per capire che a Novara c'è un centro di eccellenza di ricerca della sclerosi amiotrofica laterale e che anche con queste nostre performance riesce a raccogliere quei fondi che servono a finanziare soprattutto la ricerca sulla cellula staminale. Volevo chiederle, in questo periodo di fortissima crisi economica nella quale ci sono delle debolezze e fragilità strutturali nella società, la musica e le arti in generale, la cultura, come possono aiutare le persone? Ma possono fare sempre così, come lo facciamo noi questa sera, come l'abbiamo fatto al Coccia, come l'abbiamo fatto alla Sala Borsa, cioè mettendo insieme le potenzialità artistiche, le potenzialità che ognuno di noi porta dentro di sé, con quello spirito di volontariato che sempre deve essere presente e non deve mai mancare. Posso dirle da cittadina di Novara che noi amavamo molto il vecchio prefetto, era molto inserito nel tessuto sociale e attivo della città. Devo dire che lei, che è arrivato di recente, anche lei è stato, diciamo, coinvolto e assorbito da questa città che l'ha accolta veramente in modo molto, molto bello, oserei dire. Questo è il nostro ruolo, quello di stare in mezzo alla gente, di capire i problemi, non di stare arroccati nel palazzo del governo. Peraltro io e Pino, il compianto Pino Amelio,
e siamo stati compagni di concorso, siamo stati promossi insieme. Ci siamo trovati in un momento della nostra carriera a condividere altre esperienze, lui all'Agenzia per le Olimpiadi, io vice commissario del Presidente della Regione Molise per la ricostruzione del Molise. E anche questo è un modo di mettersi in gioco, muoversi, non stilizzarsi o standardizzarsi in un ruolo che è sempre quello. Sì, l'orticello va bene, ma l'orticello a volte, se non viene alimentato da buon concime, non produce frutti. Bravissimo, prefetto, la ringrazio moltissimo, queste sono parole sagge. Un ultimo saluto per Gagliate e per la città di Novara, per il nostro territorio in generale. Gagliate meritava questa cosa, ne avevo parlato già col sindaco, che peraltro è un appassionato di musica e di musica buona, anche di musica rock ovviamente. Credo che questo castello sia veramente un gioiello della nostra provincia e merita di ospitare personaggi come Clive Bunker, come Geoff Whitehorn, come Martin Barr e come Roberto Tirante. Anche tu in una serata come questa, come ti senti? Cos'è per te una serata così, qui al Castello di Gagliate? Beh, innanzitutto in uno scenario bellissimo ed è emozionante suonare in un posto del genere. Secondo, questa serata sapete tutti che è dedicato alla raccolta fondi per la ricerca contro la SLA. Terzo, suonare con questi musicisti, fare un programma di questo genere, per me è straordinario, ma spero anche per chi lo ascolterà, perché è veramente straordinario. Parliamo un attimino del tuo strumento e dell'esperienza che hai nell'ambito della musica italiana, dai, c'è musica di un certo tipo. Allora, precisiamo che il mio vero strumento non è il flauto ma è il fagotto, io sono fagottista, ho un diploma in conservatorio di fagotto. Il flauto ho iniziato a suonarlo 7-8 anni fa, quando il precedente flautista del gruppo ha abbandonato il gruppo e io ho detto vabbè, però ci provo io. Alla fine insomma ci sono riuscito, quindi non è in effetti il mio strumento, però faccio espressamente questo genere musicale e mi sembra che venga discretamente insomma. Allora non aspettiamo altro che sentirti, anche provare. Direi sentire tutti, perché ci sono dei calibri da 90 sul palco, quindi sono sicuro che sarà uno spettacolo emozionante. E siamo qui con il direttore d'orchestra Andrea Oddone. Volevamo chiedere la sua opinione, la sua esperienza nel backstage prima di questa sera. E questa è una giornata molto importante per la musica, per la solidarietà, e quindi io sono molto lieto di contribuire col mio minimo apporto a questo evento, e lo farò insieme a un'orchestra di 30 elementi tra i migliori professionisti della nostra regione, e spero che sarà per tutti una serata piacevole. Ci dica qualcosa di questo mix di grandissimi della musica. Durante questa serata noi cercheremo di valorizzare, se bisogno ce ne fosse, questa grande musica con l'apporto di arrangiamenti orchestrali che dovrebbero contribuire a rendere interessante il tutto. Grazie mille, volevo chiederle se era già stato qua a Gagliate in precedenza e se conosceva già la nostra provincia. No, questa è stata una lieta sorpresa e sono quindi maggiormente lieto ancora di essere qui, anche il luogo è decisamente adatto a manifestazioni di questo genere. Capo.
penso tra i migliori chitarristi della storia del rock, io vengo a imparare qualcosa, a guardare come si faceva, come si fa, come si continua. Facciamo i nomi di questi chitarristi e spieghiamo a chi ci vede chi sono. Ovvio che credo che ci sia Martin Barr, di cui io sono stato alter ego per anni perché ho dovuto suonare le sue parti per circa 10 anni di fila, che è stato chitarrista dei Jethro Tull, appunto, ma è un nome importante, stiamo parlando del Godda. E poi c'è Geoff Whitehorn, che è chitarrista dei Procolarum da diversi anni e ha collaborazioni importanti, tra cui anche con Paul McCartney. Sai che io con i Beatles ogni tanto... Sì, sì, so che mangiate insieme. Sì, 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 io mangio, loro guardano. Ascolta, poi dobbiamo spiegare una cosa che è partita tutta da un social network, da Facebook stamattina. Sì. Tu stasera suonerai con un gessato col garofano. Certo, certo, sì, in pieno stile... Non lo dico perché poi vado in galera. Poi vai in galera. Il capello, abbiamo detto. Leccato. Leccato. Leccato anni 80. Con riportino, eh? Riportino. 4 capelli di qui e uno così. Marcello, meglio di così, dai. Allora ci godiamo le prove. Perché mi fai sempre fare la figura del pirla all'intervista? Ma perché sono pirla. Sono pirla come te. Non posso parlare che ringraziarti. Parliamo di questa serata. E che dire, sono quelle cose che ormai, grazie al cielo, faccio dal 2009, grazie a Franco. Io sono molto grato a Franco perché oltretutto è nato anche un ottimo rapporto di amicizia che non si esaurisce solo di fuori del palco. E che dire, poi con Martin Barr sono già collaboro già per altre cose, assieme a un autore francese che si chiama Alain Simon, con Clive abbiamo fatto diverse cose insieme, è bellissimo. Jeff l'ho conosciuto ieri, è una persona, un musicista incredibile. Poi vedrai stasera quando c'è di mezzo un'orchestra, come avevamo già peraltro visto con il discorso Beatles di Marcello, meraviglioso anche quello, quando c'è di mezzo un'orchestra qualunque cosa, se già è magica, diventa 10 volte più magico. Infatti noi saremo qui anche stasera, riprenderemo l'integrale. Ottimo, ottimo. Tra il vecchio concerto tutto Beatles e stasera, sei stato in giro per il mondo, anche in Nord Europa? Sono stato in Finlandia e adesso quest'estate vado di nuovo altri concerti in Germania, in Bielorussia, ovviamente anche qua in Italia, al sud, qualche cosina al sud. Si lavora. Insomma, sei rimani Roberto Tiranti. Bah sì, nel senso, dopo tanti anni fortunatamente qualcuno mi vuole con sé a lavorare, fortunatamente, per cui che devo dire, sono contento, frutto sicuramente del mio lavoro e dell'impegno e anche del fatto di aver comunque maturato negli anni dei buoni rapporti con musicisti nazionali e internazionali, per cui sono contento. E noi ti sosteniamo sempre, lo sai. Adesso continua a carezzare il cane che sta vivendo. Io adoro i cani, per cui mi manca il mio, per cui devo fare un po' di coccole a questi due bambini meravigliosi qua. Perfetto, allora noi ti lasciamo stare. Grazie. Ci vediamo dopo. A dopo, ciao a tutti. Grazie, bravo. Bello. Se non ci fosse Renzo come tecnico del suono sarebbe tutto impossibile. Quindi cosa ci dici, come è strutturato, come a livello di impegno una serata così? Questa è abbastanza impegnativa tutto sommato, perché con l'orchestra è sempre un casino pazzesco, però cerchiamo di farcela, quello che dobbiamo fare. Da grande musicista, da grande chitarrista. Guarda, grande chitarrista no, però chitarrista mi arrangio. Bene, buon lavoro. Grazie a te. Hello, hi, how are you? I'm very good, how are you? Yes. Good. Also me.
I see you singing that instrument very well. Ho visto che suoni davvero molto bene. È stato fantastico. How do you feel being here? Cosa provi ad essere qui a Galliate? Always love coming to Italy. Great food, nice wine, nice weather. Sono spesso in Italia, ottimo clima, ottimo cibo e ottimo vino. Tutto è magnifico, eccezionale. Cosa pensi? Cosa ti aspetti da questa serata? Sarà bellissimo. È la prima volta che vieni qui a Galliate? No, non sono mai stato prima d'ora. Sono stato in Italia molte volte, ma mai a Galliate. Ti piace questo nostro castello e tutta la nostra provincia? Davvero molto molto bello. E a proposito dell'orchestra, cosa ne pensi? Molto bravi. Non ho mai suonato prima con Clive e Martin. Sono amici, ma non abbiamo mai suonato insieme. Quindi penso che sarà molto divertente. E l'orchestra, davvero tutti molto molto bravi. Antonio poi è eccezionale. Antonio è di qua, è il nostro artista, noi lo adoriamo. Quando mi hanno invitato a partecipare a questo evento sono stato davvero molto felice. Grazie mille. A voi. Oh, I couldn't say that. No, English. Thank you to all our friends in Italy and we hope it goes well. Cheers. Ciao. Sono Jack Ponissi di Torino e sono il leader della band Sormo Rock e Antonio Costa Barbè mi ha invitato a suonare a questa serata contro la SLA. Questa sera abbiamo qua il chitarrista di Procolarum, Geoff Whitehorne, il chitarrista di Jethro Tull, Martin Barr, il batterista di Jethro Tull, Cliff Bunker, più la voce dei Labyrinth, Roberto Tiranti. Il grosso della band è formato dai Beggars Farm di Franco Taurino e appunto è una serata molto particolare perché c'è l'orchestra diretta dal maestro Oddone e anche questa commistione di varie band, varie situazioni diverse. Personalmente posso dire per me è un po' un sogno perché alcuni di questi musicisti sono un po' degli idoli, ecco, anche se ho avuto occasione di suonare con Geoff alcuni mesi fa. E vorrei ringraziare in particolar modo Antonio per aver veramente averci messo l'anima nell'organizzare questo concerto, per averlo reso possibile. Grande Antonio, questo va bene, veramente. Antonio Costa Barbè, come dire, l'anima forse di questa serata e di queste prove di oggi. Ciao Antonio. Ciao Caterina, ciao amici di... Scusate, sono come sempre un po' emozionato e poi la giornata è
hectic, come si dice in inglese, una delle anime, per la verità, anche magari col naso sudato, non so, perché non ho il trucco per... Ma comunque noi suoniamo sempre con grande passione, senza trucco e senza inganno. E questa volta, oltre alla grande orchestra, agli amici della Vegas Farm di Franco Taolino, del nostro prefetto Franco Castaldo, adesso poi non spero di non dimenticare nessuno, ma voi aggiungete, perché ci sono questi nostri amici musicisti inglesi, ecco, suona stranamente il telefono, ma lasciamo un attimo suonare, poi rispondo dopo, dei Jethro Tull, e sono Martin Barr e Clive Bunker, rispettivamente chitarrista e batterista storico dei Jethro, and Geoff Whitehorn, ormai chitarrista acquisito dei Procol Harum, ma non solo. Infatti questa sera faremo anche un brano dei Family, un gruppo rock prog un po' dimenticato, ma che recentemente si è riunito nel febbraio 2013, ha avuto un grosso impatto in Inghilterra ancora, sono arrivati anche amici dall'Italia, e Geoff si è, come dire, preso tutte le parti di chitarra per poter sostenere questa validissima riunione. Questa sera in omaggio faremo The We Were Answer, la risposta della tessitrice. Devo dire che tutti gli artisti di altissima qualità, perché li abbiamo sentiti nel backstage, ti adorano, perché ti hanno proprio nominato, e siccome tu sei, diciamo, il nostro musicista del territorio e di spicco, ti ringraziamo per aver, diciamo, coeso questo mix di grandissimi musicisti a livello internazionale, tecnicamente molto alto. E vabbè, no, forse l'adorazione non è la parola giusta, ma comunque se c'è empatia tra di noi, allora io sono veramente felice. Emozionante, bellissimo, abbiamo fatto qualche intervento, è stato bellissimo, una bella atmosfera veramente. Yes, what a wonderful evening, fantastic, we had a wonderful time, everything was great, orchestra was good, a fantastic gig. Allora, questa sera a Gagliate è stata scritta una piccola pagina della storia del rock, no? Per la prima volta Geoff Whitehorn e Martin Barr hanno suonato insieme, ok, con la batteria Clive Bunker, e beh, questo la dice già lunga. Geoff Whitehorn ha suonato con Roger Waters, ha suonato con i Deep Purple, quindi stiamo parlando di nomi veramente della storia della musica, e abbiamo aggiunto un tassello, la storia del rock è una delle storie più belle della musica, e oggi a Gagliate abbiamo aggiunto un pezzettino. Questa sera a Gagliate abbiamo respirato un'aria meravigliosa e l'abbiamo fatto pensando anche al gesto che abbiamo compiuto, perché l'associazione che ha organizzato questo concerto si merita tutta la nostra attenzione. A trovarci uniti su un obiettivo di questo tipo, con una musica così forte, con dei musicisti così importanti e con un affiatamento tra loro che è stato assolutamente permeabile, per cui noi siamo entrati tutti nello spettacolo e la musica è entrata in tutti noi. Una meravigliosa serata, ringrazio chi l'ha organizzata. Gagliate oggi ci ha dato davvero una grandissima esperienza. Cosa posso dirvi? Posso raccontare una barzelletta? No, no. No, io posso solo dire che per me è stata una serata indimenticabile, in un posto magnifico, un pubblico magnifico. La musica spero sia stata adeguata, anzi a questo punto posso dire è stata adeguata,
credo che tutti si ricorderanno di questa serata. Grazie davvero a tutti. Grazie. Penso che sia stata una bella serata, penso che le persone si siano divertite, ci siamo divertiti anche noi, e credo che poi lo scopo era soprattutto quello per il consuntivo, come dice il sindaco, di togliersi il cappello, perché giustamente quando si parla di queste cose bisogna fare a testa scoperta. Sia quello di aver raggiunto lo scopo, tanta gente, tante persone, e quindi anche spero un buon incasso per la beneficenza, per garantire la ricerca per la sclerosi.